Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro. Quest'oggi reincontro Gianni Reveane, che è un operatore cinematografico, un fotografo ed è diventato anche un regista da molto tempo a questa parte. Una delle sue grandi attività, una delle sue grandi passioni, ora che può dedicare anche più tempo, è proprio quello di raccontare storie attraverso dei lungometraggi. Questo è un lungometraggio, sono 100 minuti che raccontano quale storia, Gianni? Raccontano la storia di un po' del tempo passato e in premezzo ci sono dei momenti della vita esistenziale, soprattutto dei giovani dei giorni nostri, lasciando molto spazio in questo percorso di questi 100 minuti alla musica, al folklore e a quelle cose che amo in modo particolare. Infatti tu fai una testimonianza, quasi una confessione in apertura del film, perché usi una frase che spiega in buona parte perché alcune scene ci sono che magari possono sembrare un po' in più. E qual è questa frase? Sì, ho voluto all'inizio riportare nei titoli di testa una frase del poeta triestino Umberto Saba, che dice che l'opera d'arte, qualunque essa sia, piccola o grande, è sempre una confessione, cioè dimostra sempre un qualcosa che il suo autore ha voluto portare, ha voluto testimoniare, mettendo a nudo il suo mondo, le sue passioni, i suoi ideali. Quindi per te la musica è il folklore, è questo attaccamento anche alle cose del passato che rischiano di disperdersi, quindi fermarle, cercare di catturarle prima che tutti se ne dimentichino. Certo, l'obiettivo era quello di poter raccogliere, prendendo lo spunto dallo sviluppo di una tesi di laurea della protagonista, questi momenti passati, così come diversi anni fa avevo già realizzato in un altro film. Purtroppo non è stato possibile più di tanto perché la vita contadina, soprattutto, ormai è ridotta quasi a nulla e quello che si trova è stato modernizzato e sarebbe diventato qualcosa di non credibile, di non Diciamo che originale. naturalmente sono fatti tutti con budget molto limitati, quindi tu non ti puoi permettere di ricreare una stalla di un tempo. Assolutamente no. Okay. Quindi è questo che stiamo dicendo, che stiamo già perdendo molto della nostra memoria. Certo, sì, beh, da parte nostra, visto che è comunque cinema per passione, come si usa dire, non sarebbe stato fattibile, pur avendo, e ne sono grato e voglio dimostrare riconoscenza, avendo avuto la massima disponibilità di tantissime persone, perché appunto il film è stato girato dal Comelico fino a Milano addirittura come set. Però alla disponibilità non ha. Una remunerazione. Senti, io devo darti solo la parola. Questa è la protagonista del film. Come si chiama questa ragazza? Questa qua, la protagonista è Sara Barcaro, è una ragazza che vive in provincia di Vicenza. Ha già partecipato anche a dei lavori, diciamo, abbastanza importanti in passato e attualmente è la protagonista che già voi avete messo in onda, di Sofia, che è un sequel in tre parti. Quindi, diciamo che ci mette sicuramente tutto l'impegno, la buona Con te volontà. ha già lavorato, avete un certo affiatamento. Sì, certo. Lei è protagonista assieme ad un personaggio che raccoglie tutto il sapere di un tempo, che è un professore che lavora nella biblioteca ed è prossimo alla quiescenza, alla pensione. Il professore è? Allora, il professore è Rino Lorenzon, che è soprattutto una persona che ama anche lui la cultura, il mondo del volontariato, il canto, perché fa parte di alcuni cori, alcuni Si gruppi. sposano le vostre passioni. Quindi sì, perché chiaramente per poter ottenere un lavoro accettabile e anche godibile, ho cercato di mettere insieme, di far conoscere fra loro con grande simpatia, con grande armonia, delle persone che comunque credono anche negli stessi valori, negli stessi. Sì. Il film si chiama La Cassana, quindi si può supporre per uno che prende in mano il DVD che tu hai in mano che ci sia proprio un personaggio
La Cassana chi è? Allora, la Cassana, dunque, diciamo, tanto è un abitante di Casso. Sì, ecco, idealmente il termine significa quello. Comunque, più che un personaggio fisico vero e proprio, è la sensazione, l'emozione di cercare una storia, di cercare un messaggio, di cercare uno strumento con cui comunicare. Allora, molte scene sono state girate a Casso, con la collaborazione, manco a dirlo, appunto lì delle persone, eccetera. Quindi la Cassana potrebbe essere quella figura un po' fantasiosa, oggetto di una leggenda che il professore Rino Lorenzon poi racconta in biblioteca, come potrebbe essere il sottotitolo della tesi di laurea che fa da filo conduttore dell'intero film. Perché questa ragazza vuole ritrovare, rimettere insieme le tradizioni di un tempo, tra le quali anche il matrimonio che avete appena visto, che è un matrimonio vecchio stile con il prete. Sì, ecco, con... devo dire che molte delle scene, diciamo, di una volta sono state in qualche maniera imbastite, sono state curate dall'associazione Vecchi Mestieri di Fara d'Alpago, che ha contribuito in maniera veramente ammirevole, stupenda, a costruire questi momenti, che non è facile, oltretutto perché fanno sorridere, perché il matrimonio di una volta c'erano gli sposi, gli invitati, al massimo una fisarmonica davanti, non l'abbiamo messa perché sennò dicono qua è sempre musica dappertutto, però l'abbiamo messa, abbiamo messo due bravissimi musicisti, due ragazzi, mi pare che sono di Chiesa d'Alpago, che suonano le musiche del eccoli famoso qua. Basilio, li stiamo eccoli vedendo. Qua, esatto, che suonano le musiche di Basilio, che accompagnavano i matrimoni, ma non è il matrimonio che vediamo o che pensiamo oggi. Ecco, diciamo che Basilio è un autore di musiche sempre dell'Alpago, vero? Se non assolutamente, ricordo, sì. Che ha un repertorio molto, molto vasto. E tu cogli ogni occasione per inserire la musica. C'è la certo. Musica in chiesa, ci sono loro che suonano la fisarmonica, c'è una violinista in un bar, c'è il gruppo folcloristico, quindi tu vuoi anche trasmettere questa tua passione. Sì, io, come appunto dicevo prima, avendo introdotto il film con questa frase, che è un po' una missione di, anche, non dico di limiti, ma di una scelta, ho voluto creare e scrivere la sceneggiatura in maniera che molte volte ci fosse questa possibilità di inserire una musica, da una musica classica realizzata appunto in questa chiesa quasi abbandonata, a una musica popolare o folcloristica. Ecco, questa è una scena, questa qui è una bravissima musicista trevisana, e qui è il luogo in cui tanti anni fa abbiamo girato anche la Montina e a Fornesiche. La Montina è un film la cui sceneggiatura è stata fatta da Mario Ferruccio Belli. No, la sceneggiatura l'abbiamo realizzata noi. Però lo spunto però, è stato... Sì, assolutamente, il soggetto, la storia è partita da questa ricerca, da questo articolo che Mario Ferruccio Belli, che è un grande cultore di storie e di tradizioni, aveva pubblicato sul mensile Il Cadore, che io ancora conservo come documentazione, e da lì è partita l'idea. Che questa era questa figura mitica, si può forse usare addirittura mitologica, della donna che non si sa mai se è esistita, eppure qua nel tuo film c'è una misteriosa, bella donna che vive nei boschi, che nessuno ha mai visto tranne l'uomo che viene dalle montagne, infatti poi nel corso, eccola qui, la vediamo, e che si innamora di un giovine. Sì, questa è una leggenda che io ho scritto, ma l'ho scritta ricordando un po' le storielle, le leggende che mi raccontava mia nonna, e il fine è anche quello di dare, ecco, una pittura un po' particolare del tempo passato, fatto di suggestioni, fatto di cose un po' misteriose.
Diciamo che alla bellezza, all'amore si mescola anche sempre la magia, c'è sempre sì, questo alone di mistero. Ho voluto creare così questa brevissima leggenda, però anche questa alla fin fine è sfociata in un ballare sul cortile di Casso, e anche lì non è stato facile perché abbiamo dovuto smontare dei rubinetti dell'acqua, delle fontane, cioè veramente cercare di dare più credibilità possibile. Sì, quello di smontare i rubinetti è perché chiaramente a quel tempo si parla dell'800, inizio 900, i rubinetti. Certo, cioè non c'erano più bei rubinetti. Spieghiamo subito una cosa: il fatto che sia Cassana, questa volta non si parla del disastro del Vajont, si ferma proprio, è un paese, un archetipo di quello che può essere la vita di un tempo. Sì, allora abbiamo scelto di girare molte scene a Casso perché credo che sia un paese che nel suo silenzio, nella sua severità, diciamo, di queste stradette, anche se lì purtroppo molte sono state rimesse a nuovo, sono state sistemate, quindi le difficoltà che abbiamo trovato lungo tutto il percorso è nei limiti del possibile di evitare un cogliere tutti gli interventi che si sono sviluppati, che quindi hanno tolto la spontaneità e la verità. Però abbiamo scelto anche questo paese come simbolo di un tempo che si è fermato. Il Vajont non è che non ci interessasse, onestamente non ne ho la competenza e non trovavo opportuno analizzare. È una nota interessante, uno pensa siamo sempre sulla storia del Vajont, mentre questo è un po' il concentrarsi su un paese che può rappresentarne tanti altri. Non sei andato solamente in Alpago, non sei andato solamente a Casso, ma hai girato un pochino tutta la provincia, e vedo qui c'è Fornesighe, il Comelico, sei andato anche a Milano nelle scene finali, sì, abbiamo... sei stato a Rio Cavalli che è a Sagrogna. Cioè qui a Sagrogna, sì, abbiamo, beh, dunque per quanto riguarda Milano abbiamo girato una scena da contrapporre, questa nell'analisi moderna dello sviluppo, per contrapporre, non dico una Milano a Casso, ma tra l'altro l'interprete che ha girato Milano è nata, è partita a Casso, è originaria di lì, quindi per far vedere come la vita chiaramente, e questo è anche giusto, continua, si sviluppa, si modernizza. E a Milano, ecco, abbiamo colto quelle cose significative che per la gente sono facili da riconoscere. Sì, curiosità è che giri a Milano in bianco e nero, quindi la modernità in questo caso fa stridore con il fatto che tu giri in bianco e nero, esatto. E quindi invecchi un pochino, e poi anche l'antitesi dal tempo tranquillo dei nostri paesi alla caoticità di Milano. Ci sono tantissimi interpreti, durante il film ci sono molte sentenze, molti moti che vengono detti dalle varie protagoniste, quella che va a cercare lavoro, quindi la filosofia o il pensiero ti sono cari? Sì, perché per quanto, come dicevo prima, da tantissimi anni amo fare cinema per passione, anche se il mondo dell'immagine mi ha accompagnato per la vita intera, diciamo, e al di là della voglia di poter regalare, perché non c'è assolutamente nessun fine commerciale o di lucro in quello che facciamo, il film alle persone che hanno piacere, oltre che partecipare nei limiti di quello che può essere fattibile a qualche rassegna, a qualche concorso, ecco, il film voglio che rimanga un documento di un messaggio semplice, umile, finché vogliamo. Un messaggio che è testimonianza di una confessione di ciò che un autore, per quanto diciamo semplice, per quanto si muova per passione, ha piacere costruire. Sì, soprattutto mi pare che passi il messaggio che il tempo passa e bisogna stare attenti a non perderlo, bisognerebbe fermarlo cercando di fare archivio, memoria cinematografica, fotografica, letteraria di quello che è stato, perché poi non è detto che non possa tornare un tempo e alcune nozioni essere utili. Assolutamente sì, questa è un'osservazione sicuramente molto molto pertinente, molto azzeccata, perché il mio intento è proprio anche quello di far vedere come la vita adesso, poi con questa situazione che si è stata
che è stata purtroppo all'ordine del giorno, che viviamo. Il tempo corre talmente veloce, ma soprattutto cambia tantissimo. Io vedo, ecco, come le cose siano totalmente diverse, ma soprattutto siano in un'evoluzione che non riusciamo a starci appresso. Allora ecco che attraverso le parole anche di questo dell'amico Rino Lorenzon, di questo vecchio professore, di questa sua saggezza, io ho cercato di sottolineare come, non dico che una volta era meglio di oggi, per carità, come che si usa dire, no? Qualche volta, ma che comunque non si riesce nemmeno a rendersi conto che oggi è già domani, e questo sì. Viene detto anche dagli attori, sì, nelle scene. Poi alcune delle problematiche di un tempo ci sono anche adesso, una ragazza che cerca fortuna lontano ma poi deve rientrare a casa. Ci sono tante suggestioni in questo film, la parte molto importante è dedicata proprio al recupero di queste musiche, ci sono strumenti di tutti i tipi, c'è anche l'oboe che so che è un strumento che a te piace. Appunto lì. Al professore, alle musiciste del Conservatorio di Castelfranco Veneto, con il quale c'è stata una bella collaborazione veramente, di preparare una musica non nota utilizzando appunto l'oboe, che è uno strumento assieme al violino che io che amo, che affascina. Anche se poi c'è molta musica con le fisarmoniche, tra l'altro il brano iniziale del film è realizzato da una piccola orchestrina del Comelico, fatta da due fratelli musicisti che ormai hanno anche una certa età, da un paio di fisarmoniche, da un contrabbasso, come ancora in Comelico esiste, però non è una musica scritta, è una musica tramandata. Eccolo qua, abbiamo anche con l'arpa, insomma c'è un po' di tutto, sono a volte, se mi permette, un po' forzate questi inserimenti, però abbiamo spiegato il sì, motivo. Sì, sono forzati nel senso che il film voglio che sia qualcosa di piacevole, al di là poi dei momenti un po' impegnativi per rifletterci, per capire, per analizzare, ma che ci sia anche della musica, per... Okay, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo presentato il film La Cassana, che è l'ultimo lavoro di Gianni Reviane, lui ci dà la possibilità di trasmetterlo, te ne siamo grati, così coloro che hanno seguito questa trasmissione, la nostra programmazione, avranno modo di verificare tutto quello che abbiamo detto nel corso della stessa. Mi complimento naturalmente con tutti coloro che hanno prestato aiuto e si sono offerti di partecipare al film, sono tanti, abbiamo ricordato due, ma sono tantissimi, la giocatrice di pallavolo, la musicista, cioè di tutto e di più. Grazie, ciao. Complimenti naturalmente Gianni. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito e come sempre buona serata, buon proseguimento della visione dei nostri programmi e arrivederci anche con la visione intera del film La Cassana di Gianni Reveane.